ragazzi, oggi parleremo dell'argomento più paradossale nella storia dei paradossi. Parleremo di soldi. Ma perché definire i big money un argomento paradossale? Zitto! Ecco perché. Ci arriveremo, ma prima di parlare di rap voglio un attimino parlare di YouTube. Gna 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 gna. Una cosa che non capisco di YouTube Italia è proprio questa: i soldi. Com'è possibile che dopo tutti questi anni youtuber scrivono libri, fanno film, hanno programmi radiofonici, vanno a lavorare in TV, ancora c'è il tabù dei soldi? Come cavolo è possibile? Ancora oggi ti sembra sbagliato parlare di soldi? Una cosa che mi ha triggerato un sacco e che ha detto Marco Marrino è stata proprio questa: com'è possibile che ancora oggi la gente si vergogna di fare qualche product placement? Cioè, in America i product placement li mettono in descrizione dei video, lo specificano e buonanotte. In Italia ancora si tenta di fare la pubblicità occulta quando comunque magari molti youtuber sono apparsi in vere pubblicità. Che senso ha? Cioè, che senso ha nascondersi dietro un dito? E soprattutto, che senso ha ricevere commenti negativi in proposito? O tutti quelli che fanno i video su un prodotto per fare finta che lo stanno provando di loro iniziativa? Mi hai beccato. Siete ridicoli. Ma cosa serviva questa premessa, già vi odo domandare? Ah niente, a far arrivare il video a 10 minuti così posso mettere un bordello di pubblicità. Ovviamente sto scherzando, è un piccolo sassolino che avevo nella scarpa e volevo liberarmene. Ovviamente stavo scherzando, non me ne frega un cazzo di YouTube Italia, era per far arrivare il video a 10 minuti. Comunque, bando alle mance e alle ciance. Parliamo di hip hop. I soldi nell'hip hop sono praticamente una delle tre tematiche più usate. Soldi, droga e la tua tipa. Questo è il potere della mia vagina. È sempre quello il discorso. Tuttavia anche nell'hip hop c'è questa mania di volersi nascondere. Ma come? Tutti i rapper dicono che sono pieni di soldi, che guadagnano e che fatturano. Di cosa stai parlando? Non lo so, per esempio, dei soldi spesi per promuoversi? Dei soldi spesi per pagare un featuring? O da tutti i soldi che spendono le etichette? Per esempio! Raga, sul serio, al giorno d'oggi l'hip hop si è tagliato la sua fetta nel mercato mainstream. Come si può negare l'evidenza? È troppo stupida come cosa. Eppure continua. Partiamo dalla cosa più stupida del mondo. Si comprano le visualizzazioni. Ok, comprare le views è sbagliato, eccetera, eccetera, bla bla bla. Ma comprare le views, se sei la persona giusta, può portarti un sacco di hype addosso. Per esempio, se sei un rapper conosciuto a livello nazionale e ti compri le views e finisci subito in tendenza, moltiplichi le views che faresti comunque. Quindi, per quanto sia un meccanismo sbagliato, è un meccanismo funzionale. Poi se mi prendi un rapper che ovviamente non lo conosce nessuno, eccetera eccetera, si compra 100.000 views, ha 3 commenti e un mi piace, lì siamo sullo squallido, là non è più propaganda, là è proprio scorreggiare ad annusarsi le proprie scorregge, questo no, senza dubbio. Hai una classe eccezionale. Ma se sei a un certo livello, queste cose possono servirti in quanto pubblicità. Più un video fa views, più un video fa views. Lo so che sembra un delirio, che mi sta venendo un ictus, ma è così. Se quando questo video uscirà farà, per esempio, 1000 views soltanto, e tra passaparola eccetera eccetera non andrà avanti, questo video lo rivedremo fra 4 anni e avrà 5-6.000 views. Se invece questo video, cosa molto molto improbabile, al lancio ne fa 10-20.000, quando lo vedrete di nuovo fra 4 anni ne avrà minimo 200-300.000. È così che funziona, diciamo, il meccanismo di YouTube. Più ti vedono, più YouTube ti spinge a essere visto da altra gente per poter fatturare su di te. Certamente. Quindi è normale che sei un pubblico enorme, sto parlando di milioni e milioni, è normale che al lancio puoi scegliere di comprarti qualche views, perché ti aiuta a farti spingere da YouTube stesso. Per me ha senso. Basta con le stronzate, idiota! Le sponsorizzazioni su Instagram, su Facebook, su Twitter servono un casino, perché ti aiutano a spingere il tuo maledetto prodotto. Perché se sei uno come me, che paradossalmente, lo so, sono un nerd schifoso eccetera eccetera, ma odio scorrere la bacheca di Facebook, non riesco a seguire tutti quelli che vorrei seguire. Invece con gli annunci sponsorizzati, pam, sono loro che vengono a cercare me. Perché? Perché qualcuno ha pagato perché il suo post venga messo in alto. Idem per i featuring. Io sta cosa, allora, l'ho detta miliardi di volte, non me la rimangio e non la nego. È bello collaborare con gente che lo fa per stima. È bello collaborare con gente magari che ti è amica o vi stimate a vicenda, siete amici o comunque vi conoscete. È bello. Però quando si parla di marketing, di mercato e di vendere dischi, è normale che devi pagarti il maledettissimo featuring. È ovvio, a parte che te lo paga la casa discografica, lasciamo perdere.
Ma è la cosa più ovvia del mondo, se sono due artisti che neanche si sono mai visti, ma che il manager pensa che stiano bene insieme. Si escono i soldi e si mette quest'artista nel tuo disco. È una cosa normale. Io mi rendo conto che molti ragionamenti che facevo 3-4 anni fa me li sto rimangiando. Ma è normale perché i tempi sono cambiati. Ed è vero. È bellissimo avere la possibilità di collaborare con artisti con cui vi stimate a vicenda. Ma è anche difficile riuscire a unire il business con l'amicizia, è una cosa ovvia. Cioè, vedila come vuoi, ma siamo esseri umani. Magari c'è un artista che mi fa impazzire come canta, ma che come persona è uno stronzo. O viceversa, il mio migliore amico che rappare fa schifo. È normalissimo. E se si parla di fare i soldi, non si scappa da questa cosa, piccio. È un dato di fatto. Ad oggi è un dato di fatto. Idem per le produzioni. È chiaro che il mio amico beatmaker è molto bravo, ma se già mi prendo il nome di un beatmaker affermato, arrivo a più gente. Quando si tratta di soldi e di visibilità, purtroppo oggigiorno queste cose le devi tenere in considerazione. Ed è una cosa che tutti sanno, ma nessuno ammetterebbe mai. Cioè, tu nel tuo pezzo dici che spendi 500 euro in cocaina, ma non hai il coraggio di dire che hai speso 5 euro per farti sponsorizzare un post su Facebook? Un vero gentiluomo. Cioè, c'è gente che ti scrive per... se mi dai 50 euro ti faccio aprire il concerto di Tizio e Caio. Non dire puttanate! E sono le stesse persone, c'è lo stesso staff di un tizio che si vergognerebbe a dire che per raccimolare soldi fai featuring a pagamento. Non notate un certo velo di ipocrisia dietro questa cosa? Cioè, seguendo i tuoi testi, sei fiero di pagare una donna per ottenere del sesso, ma ti vergogni di pagare un rapper per ottenere una strofa? Ok. E poi andiamo ai follower, i fan. Il pane quotidiano di ogni artista, ma anche la paranoia più grande di ogni artista. Cioè, se in questo video io metto una pubblicità di qualcosa, eccetera, eccetera, ci sarà sicuramente una parte di commenti che se ne frega di tutto quello che ho detto nel video e sottolinea il fatto che mi sono fatto 50 euro facendo pubblicità a qualcosa. Cioè, tu proprio spegni il cervello nel momento in cui hai visto io che faccio, che cazzarola ne so, occhiali. E questo momento ti si ferma il cervello e ti blocchi sul fatto che ho fatto la pubblicità ai miei occhiali. Occhiali. Così come... prima fa il rapper serio e poi si accolla di fare il featuring con Moreno. Ecco, faccio un esempio palese. Clementino si è accollato di fare il featuring con Moreno. Ora, io non lo so se Clementino ha fatto il featuring con Moreno perché sono amici o perché è stato pagato, anche se suppongo che sia stato pagato bei soldi. Ma è il suo lavoro. Il suo lavoro è fare musica. Lo pagano per fare musica. E fare la strofa nel disco di Moreno è fare musica. L'hanno pagato per il suo lavoro. E tutti a dire, non me l'aspettavo, mi ha deluso. Perché è così. Il tuo mito deve campare d'aria. Cioè, se a me mi offrono soldi per fare qualcosa e io ho bisogno di soldi, la faccio. Occhiali. Ma perché è ovvio. Per esempio, facciamo finta che il mio lavoro è fare l'intrattenitore su YouTube. È normale che per fare dei soldi mi tocca fare cose anche di controvoglia. Ma perché si parla di business, non si parla di arte. Poi... se chiaramente un tuo artista si svende al 100% per fare soldi, eccetera, eccetera, lì hai tutta la ragione del mondo. Ma per un featuring, per un product placement, occhiali, che te ne frega, che ti cambia? A me cambia che ho 50 euro in tasca, a te cambia che per 3 secondi ti ho nominato un prodotto. Occhiali, perché avere questo problema? Perché crearsi questo tabù? Cioè, Marrakesh ha la pubblicità dei Pokémon, prima fa il rapper e poi fa la pubblicità dei Pokémon. Ma allora... è una persona che è influente in Italia, nel mondo, in quello che vi pare, e usa la sua influenza per sponsorizzare un prodotto, per farne la pubblicità in cambio di soldi. Il suo mestiere è questo. Infatti io ho sempre riso di Marrakesh, ma non per il fatto che ha fatto la pubblicità, perché mi faceva ridere lui come la faceva. Ma questo è un altro conto. Occhiali. E vi posso fare miliardi di esempi, sia di youtuber che di rapper che di producer, che vengono messi in croce dalla fanbase perché secondo loro dovrebbero campare d'aria. Perché è questo. Devi fare o quello che piace alla tua fanbase o devi morire di fame. Quindi tanto vale. Occhiali. In conclusione, ti piace che il tuo rapper preferito faccia uno o più dischi l'anno? Ti piace vedere tanti video spettacolari che sembrano quasi dei film? E allora lasciagli fare il suo mestiere, il musicista. Perché una persona non può fare il rapper, il carpentiere e darti sempre, sempre roba di alta qualità come piace a te. Bene
ragazzi, il video è finito. Come al solito qua sotto vi lascio tutti i miei social. Seguitemi, stalkerizzatevi e ci vediamo la settimana prossima.